Sei un morto di fame. Ecco cosa sei. Ti ha detto a me? Che sei un morto di fame. Roma! Lasciami! Io non sono come Tripoli! Anche Sandro partecipava a credere alla calunnia. Il solo che gli avesse mostrato un po' d'amicizia. Quest'incidente gli diede la consapevolezza di non appartenere più al suo mondo. Per il risentimento di averla creduta così diversa da quello che era. Gli restava però un senso torbido di impurità, che solo la compagnia dei ragazzi ancora più impura e quel dileggio brutale su sua madre riusciva a distrarre.